un'elezione che mi riempie di orgoglio e di gioia. Ringrazio tutti per la fiducia che mi hanno dato, un'esperienza che voglio portare anche a livello, che l'esperienza nazionale, che la voglio anche portare a livello regionale. Come Emilia-Romagna, come ambito Emilia-Romagna, negli ultimi 10 anni abbiamo fatto, credo abbiamo vinto delle sfide importanti, partendo dalla riforma, una riforma che ha traghettato nel futuro i nostri consorzi di bonifica, un futuro che per noi significa investimento, significa lavori e soprattutto significa di accompagnare il nostro territorio ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e soprattutto a quell'agricoltura che obbligatoriamente deve fare i conti con i cambiamenti climatici, sia con la disponibilità di acqua che con la poca disponibilità di acqua, e anche e soprattutto a un'agricoltura che per stare sui mercati ha bisogno di essere competitiva. E anche attraverso il costo dell'acqua è un'azione importante per tenere le nostre imprese al livello competitivo mondiale ed europeo. È importante ringraziare il Presidente Massimiliano Pedersoli, che ha traghettato in questi 10 anni il mondo dei consorzi di bonifica e il canale dell'Emiliano Romagnolo in quelle sfide importanti di futuro che eravamo obbligati a percorrere come mondo dei consorzi di bonifica. Un ringraziamento a Coldiretti, che ha dato ancora una volta fiducia alla mia persona a governare appunto questo sistema importante per la Regione Emilia-Romagna e per tutto il livello nazionale. Personalmente credo di poter e di dover dare il massimo rispetto a quelle politiche che serviranno per ancora di più rendere efficiente ed efficace il ruolo dei consorzi di bonifica, in massima collaborazione con la nostra regione, che ha creduto sin dai tempi passati nei consorzi di bonifica come un ente che è a servizio del nostro territorio, dei cittadini del nostro territorio, continuare in questa strategia, ma soprattutto in quelle sfide dei cambiamenti climatici e di aumento della resilienza che sono necessari per garantire ai nostre popolazioni, alle nostre economie di poter stare nei nostri territori nel miglior modo possibile.